E direi che prima di una bella camminata ci trattiamo bene. Certo che le medicine. Siamo pronti, buon appetito. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Celle, sopra ad Almese, sempre in provincia di Torino. Da questa chiesa qua, dalla chiesetta di Celle. Adesso superiamo il rifugio Roccasella, che è questo qua, e iniziamo la nostra camminata seguendo il sentiero 571. Eccolo qua, 571, Monte Roccasella. Molto bene, arrivati a questo fontanone, inizia il sentiero 575 per Roccasella. Noi faremo questo sentiero qua. Da qua abbiamo camminato forse un quarto d'ora, partendo da un'altezza di 991 metri. Io cammino. Il tempo non è il massimo, è nuvoloso e non si vede niente neanche sotto. Lì ci dovrebbero essere le montagne torinesi e la Sacra di San Michele, ma non si vede. Questa prima parte del sentiero si snoda all'interno di questo bosco. All'interno di questo bosco, su questa mulattiera, questi ultimi 100 metri che abbiamo fatto sono abbastanza impegnativi. Però è molto bello, o no? Molto molto carino. Ma che belli che sono questi funghi. Una metropoli di funghi rossi. Abbiamo trovato quest'altro bivio e noi da qua seguiremo per Roccasella Tramontana. A quanto mi piace questo clima, questo profumo di funghi e sottobosco. Oh, qua sale, oh. Qua sale. Non ti perdere. Ecco, da qua dovremmo cominciare a vedere sotto, ma non si vede niente. Si vede pochissimo, siamo avvolti da foschie nuvole. È dura, eh? Guardate qua come sale. Alle dura! Probabilmente abbiamo sbagliato strada, stiamo facendo la via diretta, che è molto impegnativa. Addirittura in alcuni punti ci siamo dovuti proprio aggrappare alle rocce per salire. Però forse siamo quasi. Però forse siamo arrivati in cima. Qua si riunisce con un altro sentiero che probabilmente era la strada che avremmo dovuto fare noi. Guardate, qua c'è questa roccia in mezzo a quei due costoni. Siamo in cima. Si sentono le campane, ma non si vede più niente. Eccoci arrivati in cima a Roccasella. Non si vede assolutamente niente. Però qua c'è questa Madonnina. Qua c'è la Madonnina. Adesso proviamo ad arrivarci.
Eccoci, Roccasella 1508. Ma la cosa più bella è il panorama. Guardate che panorama. Sei pronta? C'è da dire che questo tempo fa schifo, però è l'ideale per camminare perché non si suda e non si patisce il freddo. Quindi giornata giusta per scoprire questo sentiero, anche se purtroppo non siamo riusciti a vedere un tubo del panorama. Siamo ormai giunti al fondo del sentiero. In realtà, a parte l'andata dove abbiamo sbagliato e abbiamo fatto la via diretta, al ritorno abbiamo scelto il sentiero giusto, il 575, il sentiero 575. È molto semplice, in un'ora si sale, in un'ora si scende. E per una passeggiata domenicale direi che è un bel percorso, tutto in mezzo al bosco. Si arriva poi in cima a questa chiesetta, da dove in teoria si dovrebbe vedere tutta la valle dell'Iss e tutta la valle Val di Susa, la bassa Val di Susa. Invece oggi non si vedeva assolutamente nulla. Guardate per esempio che bello quest'angolo. Mancano solo gli elfi. Vabbè, ci sei tu, Ile. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video.